l'ufficio del Rigondo è la vetrina di tutto quello che ho detto, no? Questa grande possibilità di far toccare con mano, e lo faremo a partire da domani in Piazza Ponte Rosso, con tutte le casette dove ci saranno somministrate sia i cibi sia il pesce autoctono nostro, delle nostre zone, e spiegheremo i metodi di cucina, ci saranno delle show cooking importanti, e Fischio TV porta in giro per la regione, ma non soltanto nelle zone di mare ma anche nell'entroterra, la cultura del pesce autoctono. Lavora con le scuole, lavora con i bambini e lavora appunto anche con la ristorazione, per far sì di poter consumare quello che abbiamo senza mangiare i soliti sempre pranzino raffreddato. Noi Trieste abbiamo il parco di Miramare, credo che siamo stati uno dei primi in Italia. Se avessimo creato lungo gli 8.000 km di costa dell'Italia, ogni 300-400 km un parco marino come quello di Miramare, sicuramente avremmo un paese migliore. Dopo naturalmente c'è il problema della pesca a strascico, che sicuramente andrà affrontato, e dopo naturalmente Trieste, città sul mare, siamo abituati a mangiare il pesce, siamo abituati al pescato. Dovremmo imitare un po', pensa cosa hanno fatto i croati, se pensi sul canale di Leme, dovremmo un po', anche noi abbiamo fatto delle cose importanti, però credo che possiamo fare ancora di più, e questa è una bellissima iniziativa. Che dobbiamo riuscire a valorizzare il prodotto locale per garantire poi ai nostri pescatori un reddito che sia in linea con quelle che sono le esigenze per riuscire a garantire i costi. È chiaro che queste iniziative devono abbinarsi dall'altro canto anche a delle linee di specializzazione delle attività di pesca, che sono già iniziate da anni, e con un sistema che attraverso le proprie organizzazioni riesce a gestire il comparto, consentendo comunque agli operatori di riuscire a trovare una condizione economica perlomeno sufficiente.